Buongiorno, bentornati e benvenuti in un nuovo vlog. Quindi, lo dici che oggi è il primo vlogmas? Iniziamo speciali con te e non te ne frega niente. Riprendiamo Gwenda, che sicuramente è più carina di me in questo momento. Io mi sono appena alzata, sì, lo so, sono 11:10, ma sono rimasta nel letto, mia discolpa. Io faccio sempre così, mi alzo, poi cazzeggio, faccio cose. Comunque, ragazzi, buongiorno, oggi è il primo vlogmas. Adesso mi sciacquo la faccia, poi mi riprendo per intero. Eccomi qui, più o meno. Non so se notate la mia pelle, ma non è che è lucida perché c'è del sebo o qualcosa, ma perché ieri sera ho voluto provare questo acquisto, che tra l'altro vi ho fatto vedere nel video haul di Londra, che uscirà oggi, che è questo siero notturno di Pixi, che è appunto illuminante. Ieri sera l'ho provato e devo dire che all'effetto si vede, cioè guardate anche qua. Continuerò a provarlo, ma intanto volevo darvi queste prime impressioni. Abbiamo anche cambiato il calendario a dicembre. Tra l'altro oggi apriremo anche i calendari dell'avvento. Però tutto con calma, visto che devo ancora connettere un attimo. Questa è la foto poco umile che c'è qui in bagno. Poi il calendario in bagno, ragazzi, è fantastico. Ma dovete sapere che io, mentre sto sulla tazza, penso, rimugino, guardando il calendario, mi vengono in mente le cose. Quindi c'è questa mia foto molto sobria. Appunto, adesso colazione, poi i calendari. Ho questo avocado, che è praticamente bello maturo, vedete com'è morbido ed è super 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 buono. Quindi ho deciso che per colazione mi faccio un toast, un avocado toast. Quindi ho messo il pane, poi io sono fissata con tutti i semini, quindi poi ci metterò questo mix qui che ho fatto io, che ci sono semi di lino, semi di chia, semi di girasole. Tra l'altro ieri sì, avevo fatto le onde. Potrete vedere come erano i miei capelli ieri nell'haul del Black Friday, perché questo video uscirà domani. Infatti la cosa dei vlogmas che mi preoccupa è il ritmo con cui si gira, si edita, si carica. Cioè deve essere tutto fatto nell'arco di poche ore. Però è una sfida che voglio accettare. Spero voi apprezzerete. Questo mese ci saranno tipo 60 video. Vedremo, vedremo. Comunque, la giornata di oggi in realtà si prospetta appunto di lavoro, perché devo editare tutti i video che ho girato questa settimana. Non so perché, ne ho fatti tantissimi, quindi me li devo editare tutti. E me ne mancano due, penso, perché gli altri li ho fatti ieri. E poi devo andare in palestra, perché io faccio un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, un giorno no. Ci sono andato ieri, quindi dai, un primo dicembre molto in relax tra virgolette. Però oggi in palestra non faccio lezione perché il sabato ce ne sono di meno, essendo che la gente magari non lavora molta, sono piene, quindi non c'è posto in lezione perché ti devi prenotare, quindi farò le mie classiche cose di cardio. Ultimamente mi sta prendendo di fare mezz'ora di tapis roulant, però il tapis roulant, quello fatto così, che azioni tramite l'andatura del tuo passo, quindi bruci più calorie e mi piace di più infatti quello. Io mentre faccio il tapis roulant mi guardo una serie, un episodio, un video, e ogni volta mi do tenere il telefono in mano perché quell'attrezzo non ha il poggino davanti, quindi è un po' uno stress. Anche quello ce lo facciamo andare bene. Wendy, ma lo senti lo spirito del Natale, mamma? Niente, Wendy è un po' tipo il mio Grinch personale, cioè mi ricorda che la vita non è tutta caramelle, rose e fiori, è anche un po' un sacchetto dell'immondizia. Datevi queste perle mattutine. Adesso mi assemblo il mio avocado toast, che questo è pronto. And ta-da! Questo è il mio avocado toast con i semini, un pizzichino di sale, colazione perfetta, l'adoro. Poi quando l'avocado è così morbido e perfetto, è una pacchia. Ok, rimesso l'Invisalign. Ho più o meno abbozzato il letto, adesso lo rifaccio meglio. Sentite questo lieto suono? Stanno tagliando l'erba qui vicino, quindi mi devo sbrigare pure a chiudere la finestra. Adesso mi metto al PC. Prendiamo il cagnolino, che non sia mai che sta staccato da me più di 5 minuti. Non so se vedete lei come si mette. Io edito e lei sta qua così. Devo editare appunto l'haul del Black Friday. Adesso metto anche il Carmex e si comincia. Allora, sono a buon punto con l'editing del video, quindi ho detto facciamo un attimo una pausa. Ho rifatto il lettino, ho messo a posto e adesso apriamo il nostro calendario dell'avvento. Io quest'anno ho soltanto questo di NYX della collezione Sugar Trip, che è formato da 24 giorni, e guardate che carino all'interno. Quindi andiamo ad aprire la nostra prima casellina, senza magari rompere tutto quanto. Wow, i pack sono bellissimi. Questo mi sa proprio che è un illuminante. Yas, illuminante Pop and Rock. Vediamo un po' com'è. Wow, è bello freddo. Andiamo a swatchare. Wow, guardate qua, bello grafico. Adesso me lo swatcho un attimo
sulla mano e la... È un po' olografico, giusto un pochino. Quindi direi che oggi ci è andata di lusso. Come prima cosa direi che è pazzesca. Adesso, continuando la mia pausa, volevo farvi vedere un piccolo change che ho fatto sulla mia postazione make-up, che ogni volta che ci penso mi metto le mani nei capelli perché è un disastro. È un disastro. Vedete, qua ci sono le novità Nabla, Beauty Case che devo ancora mettere a posto. Qua vabbè, altro casino. Però qui sopra ho tolto i miei portagioie, quelli a forma di sirenetta, ho lasciato solo questo. E qui ho messo questo contenitore con tutti i miei prodottini di Jeffree Star, che sapete sono le mie tinte preferite. Infatti le mie due top sono qua davanti, che sono Celebrity Skin, che tra l'altro devo ricomprare, ma è introvabile perché lo vogliono tutti, e Christmas Cookies della collezione natalizia dell'anno scorso. Infatti guardate che pack. Lì dietro invece ci sono un po' di prodottini nuovi. Tra l'altro questi due sembrano uguali, ma vi posso assicurare che non lo sono. Uno è Doll Parts e l'altro è Calabasas. E poi qui ci ho messo i lippini di Neve Cosmetics che sto testando. Quindi niente, volevo farvi vedere questo change. Poi sto preparando la busta del giveaway di Natale che voglio fare. Infatti dentro questa busta di pupa, che pesa un fottio, ci sono alcune delle cose. Altre cose invece vi faccio vedere, sono qui nell'armadio in questa scatola che infatti non si chiude. Qui invece ho messo i miei prodottini di Hello Body, quelli nuovi, perché poi gli altri li sto usando e io li amo follemente. Infatti ogni tanto vedo youtuber barra fashion blogger barra tipo personaggi televisivi, magari sono usciti uomini e donne così, che collaborano con questo marchio, ma raga, si vede palesemente che non usano i prodotti e non gli piacciono, perché dicono fiaschi per fischi, fischi per fiaschi. Infatti non so il brand come faccia a accettare quei tipi di contenuti, mentre io adoro realmente i prodotti di Hello Body. Cioè, a parte la collaborazione in sé, che ok, io ci compro proprio da Hello Body. Ho ricomprato tipo 74 volte la Coco Fresh, che è la mousse, perché è sicuramente una delle mie preferite. Idem la crema a giorno, sto utilizzando quella che mi hanno inviato, e quella che ho comprato io la tengo ancora chiusa. Quindi non capisco queste scelte di marketing. Capisco i numeri e tutto, però io preferirei la qualità che la quantità. Detto ciò, adesso tu che cosa vorresti da me? Che torniamo a dormire? Dai, torniamo a dormire con le mie babbucce sexy. E mamma torna a editare il video. Sono quasi le 2 del pomeriggio, quindi devo dire che sono stata anche abbastanza veloce a editare questo video. Durava quasi un'ora non editato. Questo è il problema di quando fai video e puoi tagliarli. Ci sono delle scene dove urla mia madre: stai zitta! Cose del genere che voi spero non vediate mai. Infatti li ricontrollo 86 volte, non una, non due. Adesso faccio la copertina e poi scendo giù. L'avocado toast riempie, ma fino a una certa, cioè sono le 2. Quindi devo prepararmi qualcosina per pranzo e appunto non mangiare troppo troppo tardi, perché poi devo andare in palestra. Sono scesa, così adesso decido cosa farmi per pranzo. Ma prima volevo chiedervi un consiglio che vi ho anche già chiesto su Instagram. Perché come sapete, io gli ultimi due tatuaggi che ho fatto, è appena rientrata mia madre, vabbè, sono questi due sulle dita. Questo, che vabbè, un pezzetto si è tolto perché è normale, e questo qui. Purtroppo di questo le linee sono scoppiate, ripeto, è normale perché sono dei punti un po' particolari, quindi vorrei toglierli con il laser perché sì, non mi piacciono. Ok, mi sono dovuta spostare perché non posso finire un discorso se c'è mia madre che mi parla di altre cose. Quindi dicevo, conoscete un posto buono, cioè dove sono bravi, ma che non costa un fottio, perché ho letto dei prezzi assurdi in giro e ho anche già chiamato qualcuno, che appunto possa rimuovere questi due, cioè sono queste due cacchine qui semplicissime, saranno tipo 6 tac in tutto. Quindi vorrei sapere un pochino, fatemi sapere se siete andati in qualche posto e vi siete trovati bene a Roma, mi raccomando, non in altre città, e così vediamo un attimo di risolvere anche questa situazione. Poi devo andare a fare la visita per l'intervento al seno. Sono un po' piena di roba, voi non immaginate, perché non vi sto dicendo anche tutti gli altri progetti che ci sono in ballo per l'anno prossimo, ma sto organizzando un pochino di cosettine. Detto ciò, io ritorno giù sperando che mia madre non mi inondi di informazioni. Wendy continua a fare l'appiccicosa. È vero. Niente, oh. Comunque, ho fatto questi tomini del boscaiolo, cioè che poi è uno solo, quindi fuoco bassissimo e si deve sciogliere. Queste zucchine si stanno sbruciacchiando. Io gli do una giratina. Guardi, è qui.
Che guarda mia madre che svuota la spesa. Qui c'è amici che devo dire quest'anno mi sta appassionando perché mi piacciono le personcine. Pranzetto con insalata, pomodorini e tutte le mie varie cosettine. E il tomino che è un po' sguaiatino ma ha dettagli. Buon appetito. Allora non mi aspettavo di una dedica in diretta ragazzi. Sì ragazzi, però non è giusto che applaudite adesso perché io lo conosco da anni e anni e anni, eh. Cioè, da quando ha fatto Io canto, che non sono in chiappetta da nessuno, quindi smettetela, ok? Allora, sono arrivata in palestra, ho appena parcheggiato, quindi adesso prendo la mia borsetta e mi incammino in palestra. Ho già messo le cuffiette così sono pronta. Ok, sono appena uscita da palestra, sono tipo le 6 e qualcosa, quindi mi reputo molto soddisfatta, come vedete sono sempre rossa appena esco. Oggi stranamente non c'era tanta gente, sono già venuta di sabato, ma oggi è proprio calma piatta, non c'erano neanche fighi, quindi ho potuto proprio sudare alla grandissima, no scherzo. Ho iniziato a vedere su Netflix questo film che si chiama Un principe per Natale, matrimonio reale. L'anno scorso avevano fatto il film Un principe per Natale, questa volta il continuo. In realtà li ho visti tutti i film di Natale su Netflix, quelli a tema amoroso almeno. E mi è piaciuto un sacco quello che è uscito quest'anno con Vanessa Hudgens, Una principessa per Natale, può essere. Avete capito, c'è solo quello. È molto 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 carino, davvero, mi è piaciuto un sacco. E poi ho visto anche Un matrimonio in montagna, una roba simile. Piatto, banale, si sapeva. Scrivetemi qua sotto se avete qualche film di Natale da consigliarmi, sempre a tema amoroso magari, perché lo sapete sono i miei prefe. Detto ciò, io adesso comincio ad andare a casa, anche perché stasera dobbiamo andare a cena da amici di famiglia a mangiare il cinese. Facciamo questa magnata di cinese e basta. Vado, che qua vogliono tutto il mio posto per il parcheggio. Adesso si è riempita, prima era vuota. Vuoi l'osso? Tornata a casina. Adesso devo disfare la valigia. Sì, la valigia, la borsa della palestra. Praticamente sono passata un attimino al centro commerciale perché dovevo riportare una cosa indietro che mi sono ricordata dopo aver messo in macchina. E è sabato, primo dicembre, quindi la gente inizia a fare regali e bla bla bla. Era un bordello. Non ho fatto neanche il tempo a tirare fuori la videocamera. Vi siete risparmiati un po' così. Poi vi faccio vedere l'outfit di oggi. Probabilmente cambierò il pantalone per stasera perché non mi piace molto. Sembra un po' un Babbo Natale alternativo, ma non è una cosa positiva da dire. Ho questo maglioncino crop di Bershka che è bellissimo, mi piace un casino. Sotto tipo pantaloni tuta di H&M, che fa molto Babbo Natale. E poi vabbè le mie Jadon che adesso vanno di moda, ma quando le comprate io... Wendy si gode il suo set. Adesso un attimo in bagno mi coso i capelli, me li slego perché io odio averli legati. Poi con tutte le mollettine, beh poi questi capelli sempre peggio. Però avete visto quanto mi sono cresciuti? Adesso io li pettino e li faccio vedere. Non mi ricordo quando li ho tagliati l'ultima volta, però li avevo tagliati erano tipo qua. Infatti sto cercando di allungarli un pochino anche per poter fare i boccolini e queste cose così. Ma che ora dobbiamo andare, si sa? Sono 20 minuti. Raga, tanto era sistemata questi capelli, sto una botta della teta. Oh, ti rendi conto che ti sta riprendendo? Sei stata ripresa tutto questo tempo e tu mi stai prendendo in giro i miei capelli. Sono stata ripresa. Che poi sono tanto meglio dei tuoi. Ma chi mi ha ripreso? La videocamera. Guarda che io denuncio i capelli. Denuncio io. Denunciami. Che mi devi senza la mia autorizzazione. Sai ma che non la vedi la telecamera? Sai? Ma sei... non è che stai dicendo affari di stato. Ah, ma adesso? Ma io pensavo prima. Poi dite no. Cio, Dio, io pensavo prima. Chi l'ha vista? Ma io dovete sempre a te con la telecamera a mano. C'è vivi, figuriamoci. Esatto. Adesso capite qual è il mio problema principale. Comunque, appunto, adesso metto a posto la borsa. Mi do una sistematina, ma ina, perché non ho proprio sbattimenti. Una persona normale per restaurarsi intenderebbe truccarsi. Io invece mi sto facendo una maschera. Questa qui è la Coco Wow di Hello Body, appunto, che mi strapiace. È una figata pazzesca. Io la faccio soltanto una volta a settimana perché è bella purificante. E basta, poi la togliamo e andiamo. Sono le 8.
8:10, tempo che siamo usciti e tutto. Mi sono cambiata e mi sono messa i pantaloni quelli di Bershka con la catenella di lato, che trovate appunto da Bershka in più di un colore. Solo che mia madre ha tolto la catenella quando li ha lavati e non riesco più a capire come si mette. Poi ho messo questa borsetta, è uno spoiler degli acquisti del Black Friday, però ve la faccio vedere lo stesso. E l'ho presa da Mango, guardate che carina. C'è Giorgia, che mi fate questi cammini? Cioè, io prima di capire. Vabbè, non è pelato, voleva dirvi questo. Allora, più vlogmas di così si muore, ragazzi. Qua è già Natale. Qua c'è Giorgia che vede i suoi musical. Anzi, no, come si chiama adesso? TikTok? Cioè, che sola, ragazzi. Beh, adesso aspettiamo il cibo. Cibo, cibo, cibo. Sushi, sushi, sushi. Sono terroni. Ragazzi, vi do la buonanotte da qui, anche perché domani mi dovrò mettere poi ad editarlo e non so quanto durerà. Visto che saranno molti vlogmas e ho paura di dirvi tutto insieme, oggi la finiamo qua, tranquillo, rilassato. In realtà ho fatto un botto di roba, anche se a voi magari non sarà sembrato. Siamo ancora qui ed è tipo l'una, qui ho detto mi sa che è meglio che lo chiudo qui il vlogmas. Spero questo primo video vi possa essere piaciuto. Aspettatene tanti 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 altri. Mi raccomando, sveglia tutti i giorni. Tanto li pubblicherò penso verso le 4:30, 5. Tutti i giorni. E niente, buonanotte. Vi mando un grosso bacione. Buon primo dicembre ancora, anche se domani sarà 2. Ci vediamo al prossimo. Ciao.